so neanche sinceramente da dove iniziare. Io inizierei dalle mille corna che ti hanno fatto con Cerioli. Penso che, visto che mi sono divertita, sono stata bene, ho resistito 21 giorni, ho fatto amicizia, come mi hai suggerito tu, fare amicizia. Io ho visto tutt'altro. Cosa hai visto? Cosa avrà visto mai Alessandra? Ha visto te 14 giorni attaccata a Cerioli. E te credo. Vogliamo, non lo so, non so se dei 50 minuti di video che ho visto, non so sinceramente da dove iniziare. 50 minuti. Io già da qui avevo capito tutto. Anche io già da lì mi ero già innamorato di Cerioli. Ciao, eccolo, eccolo, questa è la prima di 100 robe che ti ha detto all'orecchio. E 100 che, robe. È colpa mia se 100 robe, no, ancora. No, colpa mia. Ma lo levi, ma lo scansi, ma che c'hai, 2 anni? Oh! Vabbè, poverina, ma se qualcuno vuole parlare nell'orecchio a lei, perché lei lo deve spostare? Maleducazione. No, tu hai richiesto, addirittura. Certo. Guarda che roba. Ma io lo facevo, stavo lì in piedi, l'ho scansato pure, sì, ho fatto pure così per scansarlo. Cosa l'hai scansato, ti ha toccato il cupo, ma che cosa fai? Ho fatto così per scansarlo. Più che aver fatto così, ha fatto così. Sì, il braccio, l'ho fatto. Guarda, ancora. Ma lui si è appoggiato. Ho fatto così, io. Vabbè, ragazzi, sfido chiunque. C'è il Cerioli che ti sta puntellando dietro e te lo scansi. Ma dove? Assurdo, guarda. Sì, assurdo, è assurdo. Guardavo così, io ho detto guarda sta fermo, io ho detto. Sì, sta fermo. Si sente, infatti, io ho detto sta fermo. È assurdo il fatto che lui non capisce. Non può non capire. Non ci ho visto niente di male. Niente, te lo giuro. Cioè, tu veramente c'hai il coraggio di venire qui? Te lo giuro. Tu c'hai il coraggio di venire qui dopo che vi siete detti 70 robe al microfono? Io non ho mai detto niente. E venire io non ho mai detto niente sull'orecchia, a dire che mai. Non c'hai visto mai niente detto di niente. Male? Mai ma c'hai il coraggio? Niente. Evidentemente ha coraggio da vendere. Scritto. Ho risposto io? Ho detto qualcosa? Se ero così innamorata di Andrea Cerioli, ho detto qualcosa? No, rispondevi se eri così innamorata di me. Ma tu veramente vieni qua e neghi cose palesi? Non sto negando, Andrea, non no, sto negando. Pezzo di cavolo, siamo non amici. Dai, sì, va. Ti sto dicendo quello che ho provato io questi giorni. La storia ci insegna negare sempre fino alla morte. Anche l'evidenza. Non ci stai con la testa? Momenti intimi, sto zitta e guardo in alto. Momenti ma intimi, che fa? Sto pensando a cosa di dire. Flirt palese. Sì, il flirt. Il flirt. Cosa devi dire? Adesso parlo io. Ma ho conosciuto più lui in 20 giorni che tu, in 2 anni e mezzo. Perché ancora non sai quello che provo. Io non so se tu sei innamorato di me, in 2 anni e mezzo non l'ho ancora capito, non l'ho. Da quello che hai detto. Ma tu, dopo sto video qua, vieni a dire, dai la colpa a me, come sempre. Do la colpa a te, io ammetto che sono cambiata perché mi hai fatto cambiare tu dopo il terzo giorno. Quello lo ammetto, perché se andava tutto non come doveva andare. E invece Andrea sì, credo. Perché ho fatto così, ho fatto chissà non perché ci credo. Ha fatto così, ci credo ragazze, ma parliamoci chiaro. Non è che aveva un tentatore qualunque accanto, c'aveva Andrea Cerioli. Andate un po' a vedere su Instagram che foto c'ha, bonazzo. Ho fatto così. Non ci credo, la vuole la normalità. Brutto, voglio la normalità, una famiglia, un lavoro decente per entrambi è brutto. E su questo ha ragione lei, però una ragazza in tutto il mondo che non vuole fare l'influencer su Instagram, crocifiggiamola. Mediocre, che si può trasformare pure mediocre, in un mediocre, la però. Vita mediocre. Questo flirt, come lo dici tu, insomma, questo rapporto che Alessandra ha avuto con Andrea Cerioli sta mettendo in discussione tutto? Simona, non è la scottata in sé, perché lei ha preso una scottata, io l'ho capito dal primo sguardo che ho visto nel video. Allora, Andre, non mi dire carte. Io non ho preso una scottata, ma ho preso. Vabbè, Alessandra, però lo puoi ammettere, non è stata una scottata, è proprio una cotta. Ho conosciuto una persona che mi ha capito dall'inizio fino alla fine. Io direi che devo fare la domanda di rito. E tanti auguri, che oggi è il tuo compleanno. Era ieri. Boom! Che figura di merda, ragazzi, dai, no, non ti ricordi nemmeno il compleanno del fidanzato, ma come siamo messi? Questa è a livello di Temptation Island di luglio, quando hanno sbagliato nome. Andrea, tu vuoi uscire da questo programma con Alessandro da solo? Io ho avuto
troppe mancanze di rispetto verso di me e verso quella che era la storia nostra. Perché? Ma cosa fate? Non ho fatto così tanto per te in 2 anni e mezzo? Qua dentro ho trovato una persona con cui stavo bene, ci ho parlato tanto, mi hai conosciuto un sacco, mi sono fatta conoscere, mi sono aperta, ho parlato un sacco di te. Non ci credo. È così. Ma se lei si è trovata tanto bene con questo Andrea Cerioli, ma cos'ha da piangere ora? Sei aperta, sei trovata bene, sei divertita, ha parlato tanto e basta. Andrea, tu cosa provi per Alessandra? Io... l'amavo, non so se l'amo ancora. Beh, però dai, anche lui è esagerato a far la vittima. Come fai a non amare più una persona in pochi giorni solo perché l'hai vista con un altro? Ora, al massimo puoi essere deluso, puoi essere triste, arrabbiato, incazzato, tutto quanto, ma non che non sei più innamorato. Se non sei più innamorato ora, non eri innamorato nemmeno 20 giorni fa, amore. Alessandra, tu cosa provi per Andrea? Io l'ho sempre amato, in 2 anni e mezzo ho fatto tanto, tantissimo, tantissimo. Ho fatto tanto in 2 anni e mezzo, ma ha rovinato tutto in una settimana. Me l'aspettavo, Simo. Non te l'aspettavi? Ma non me l'aspettavo come sono andate le cose, siamo entrati diversamente. Beh certo, ma io ti ho amata e rispettata dall'inizio alla fine, tu no. Se lo doveva aspettare però anche lei. Tu non l'hai fatto così perché dopo 3 giorni hai visto un pinnetto mio. Non riconosci più, ha detto che non è più innamorato di te. Vedrai, all'occhio diversi sì. Confermi la tua decisione di uscire da solo? Sì, a scuola sola. Non ci credo. Qui ammetto che durante la puntata mi è scesa la lacrimina perché un po' mi è dispiaciuto. Però chi la fa l'aspetti, bellina. Che volevi fare? Che pretendevi? Io non ci credo. Se fosse per te, Alessandra? No. No. Assolutamente no. Nonostante lo abbia pregato anche in ginocchio, lui è fermo nella sua decisione di uscire da solo e quindi sono usciti separatamente. Vedremo nella puntata speciale di Uomini e Donne Temptation Island VIP come saranno le cose tra di loro adesso che è passato tipo un mesetto, se lei è andata a frequentare il Cerioli o se si è rimessa con lui o se è rimasta single. Non ci resta che aspettare, fatemi sapere tutto quello che volete come sempre qua sotto tramite commento e andate a vedere gli altri ultimi falò che vi ricordo sono stati divisioni, si sono lasciate tutte tre. Adoro. Mi mancherà Temptation Island VIP, appuntamento al prossimo anno, ovviamente come sempre qui su Issima 91. Ciao!